Benvenuti in un nuovo video. Scusatemi se sentite un po' di rumori di sottofondo, è che proprio giù da me stanno facendo dei lavori stradali, quindi non ci fate caso, io cercherò un po' di non farvi sentire troppo il rumore. Oggi siamo qui per fare un altro video assaggio e sono loro. Sono praticamente i facsimili dei Togo, almeno guardandoli sul sito, e sono del marchio Granelli. Si presentano in questi due pacchettini. I prodotti li trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto Giulia010. Ripeto sempre la stessa pappardella per il semplice motivo che molto spesso me lo chiedete proprio: sì, ma dove li hai acquistati? Sì, ma è un codice sconto, quindi io onde evitare, ve lo dico sempre, ormai è diventato anche un'abitudine. E quindi oggi andremo a provare loro. Sulla confezione non è riportato niente se non la scadenza, quindi, però questa cosa è brutta. Infatti pure quando ho ricevuto, cioè quando mi è arrivato l'ordine, abbiamo aperto, io mi aspettavo, non dico un pacchettino, però almeno un altro tipo di confezione, perché comunque non ci sono comunque riportati sopra i valori, non lo so, non mi è tanto piaciuta questa cosa. Però ovviamente io ve li dico all'inizio. Allora, vi dico anche un po' quello che dicono. La prima cosa è che sono gluten free, quindi ottimi. Sfiziosi barretta stick di biscotto croccante alle nocciole, perché uno è alle nocciole e uno è al cioccolato al latte. No, scusate, uno è alle nocciole ricoperto di cioccolato al latte e l'altro invece è di cioccolato bianco. Allora, vabbè, gluten free già ve l'ho detto, e qui riporta i valori nutrizionali per 100 grammi. Ovviamente qui ve lo scrivo per il loro pacchettino, cioè da 32 grammi all'interno ci sono all'incirca 10 stick, e su per giù di proteine si gira intorno ai 9-10 grammi a pacchettino, quindi non male. Di grassi anche intorno ai 9-10 grammi, quindi non so. Ma però per una cosa sfiziosa diverso dal solito, ma ovviamente io vi scrivo tutti i valori. Quindi io direi di andare a fare il nostro sorteggio. Io sto amando i sorteggi, non lo so, mi piace sta cosa. E quindi andiamo a vedere chi sarà il primo fortunato. White. Ok, andiamo ad aprire il pacchettino. Solo per l'odore non fa niente, che non c'è una confezione bella, non fa niente, vi perdono, perché raga l'odore mi fa impazzire. Mamma mia raga, ma che so, sono tipo vermicelli, eccolo qui oh. Non riesco a capire. Allora, il cioccolato bianco si sente più dalla bustina che da proprio il contenuto. Che è sta cosa dentro? Biscotto proprio, non voglio capire, aspettate. Nessuna connessione. Non riesco a capire. Beh, biscotto croccante alla nocciola. Ah, no, non ti perdono più. Basta, mi rimangio quello che ho detto, perché mi aspettavo qualcosa in più. Non riesco a capire. Sono uno tira l'altro, perché sono sfiziosi. Mi sembra che mangiate, ma è come se non vi mangiate niente. Non lo so, il cioccolato bianco non si sente, sente solo quest'interno di nocciole però bruciato, di qualcosa di non lo so. Boh, sono rimasta un po' delusa. No, perché l'odore veramente, ragazzi, li ha acquistati, sembra chissà, mamma mia. Invece il cioccolato bianco non si sente proprio. Sono delusa. Come, questi sono più grandi? Che è sta cosa? Come mai questi sono più grandi e questi sono più piccoli e più sottili? Si fa. Non si fa. Assaggiamo. Ok.
Questi sì, a parte che hanno lo strato fuori più doppio, e si sente proprio di nocciola. Ragazzi, quasi sono sfiziosi perché nello yogurt con le fragole per dare quel tocco in più, sono sfiziosi per quello. Allora, raga, strano ma vero, ma preferisco quelli lì a nocciola, quindi stick black, un po' comunque nocciola. Preferisco questi e al secondo posto i bianchi, quindi tra i due vi dico, se vi volete far passare lo sfizio, prendete quelli là alla nocciola, che non è che vi dico che sono, oh mio Dio, sono buonissimi, no, però sono buoni, sono mangiabili, almeno sapete. Sentite un po' in lontananza il gusto di nocciola, invece bianchi non si sente proprio. Vabbè. E quindi niente, la mia recensione è un po' pazzoida proprio. Spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!